Il film di Sonic è sicuramente uno dei titoli più attesi in sala per questo inizio 2020, non tanto per essere il primo live action dedicato alla mascotte Sega, ma più per la travagliata storia produttiva che si porta alle spalle. Il primo trailer di Sonic ha fatto parlare parecchio di sé e non nel migliore dei modi. Il design del riccio blu ha scatenato le ire della fanbase e ha disgustato più o meno qualsiasi essere vivente sulla Terra. Non solo ci trovavamo di fronte ad un Sonic lontanissimo dal protagonista dei videogiochi, ma anche senza confrontarlo con il materiale originale, il modello era semplicemente inquietante. Qui arriva il colpo di genio di Paramount Pictures e del regista del film, Jeff Fowler. La pellicola viene rimessa in lavorazione e la data di uscita, inizialmente prevista per novembre 2019, viene spostata a febbraio 2020. Un'ammissione di colpa che fa discutere parecchio e getta numerose perplessità sul valore di una produzione che sembra destinata a fallire ancora prima della sua uscita ufficiale. Passano i mesi, le acque si calmano e a novembre 2019 esce un nuovo trailer che compie un piccolo miracolo. Sonic ora sembra Sonic, il redesign rende giustizia a una delle icone più importanti dei videogiochi. Come ho già discusso al tempo, la cosa incredibile è come il trailer riesca a cambiare la percezione del film ponendolo in netta continuità con le atmosfere dei frenetici platform anni 90. Se prima il film sembrava un grottesco tentativo di antropomorfizzare in modo eccessivamente serioso l'estetica di Sonic, ora il trailer restituiva una produzione molto più fedele all'originale, colorata, veloce e scanzonata. Incredibile come in così poco tempo la produzione sia riuscita ad aggiustare il tiro e un dietrofront dal sapore di un suicidio annunciato si sia rivelata la mossa giusta da fare. Ne avrà risentito parecchio il budget e l'aver perso la finestra delle vacanze natalizie sarà stato sicuramente un duro colpo per gli incassi potenziali, ma il film di Sonic è riuscito a tramutare il disprezzo della community in hype e credo che tutta questa storia non abbia fatto altro che stimolare la curiosità di una fetta di pubblico che difficilmente si sarebbe avvicinata ad un prodotto del genere. E adesso che manca poco all'uscita prevista per il 14 febbraio, secondo me è successo un altro piccolo miracolo. Proprio in questi giorni è uscito un breve spot televisivo pensato per il pubblico giapponese, che quanto viene mostrato in soli 30 secondi è geniale, e per più di un motivo. Il filmato infatti ci introduce a una variante super cute del protagonista, a un baby Sonic che non ha alcun precedente in nessun medium legato al porcospino blu. La pellicola quindi si prenderà la libertà di raccontare le origini di Sonic, un'operazione sempre molto rischiosa, eppure Fowler con il suo team sembrano aver centrato in pieno la caratterizzazione di questa creatura. E avreste mai pensato di poter dire una cosa del genere dopo aver visto il primo trailer? Partendo dalle premesse del genere, per me è incredibile non solo come si sia riuscita a trasportare in modo fedele il design originale, ma anche come la produzione sia riuscita ad attualizzarlo ed espanderlo. Baby Sonic potrebbe incastrarsi perfettamente nella lore originale e non sfigura affatto se messo a confronto con i personaggi iconici della serie. Un po' come le versioni Baby di Mario e Luigi si sono rivelate delle varianti degne di essere riproposte nel tempo, così con questo cucciolo di Porcospino potremmo trovarci di fronte ad un nuovo punto di riferimento per Sonic the Hedgehog. E poi sarà lungimiranza o semplice fortuna, ma per la seconda volta Paramount Pictures dimostra di essere perfettamente consapevole dei gusti del suo pubblico di riferimento. Se con il redesign di Sonic ha dialogato con la fanbase incazzata e con la conseguente shitstorm che stava per abbattersi sul progetto, con Baby Sonic abbiamo la glorificazione dell'internet culture e dei meme. Il tempismo di questo reveal è semplicemente perfetto se pensiamo che proprio in queste settimane è esplosa la Baby Yoda mania, un fenomeno che vede il giovane maestro Jedi come star collaterale della serie The Mandalorian. Un trailer del genere non può che cavalcare quest'onda di entusiasmo e non farà altro che catalizzare altra attenzione virale sul film di prossima uscita. Insomma, non mi sorprenderei di vedere nelle prossime settimane un'altra esplosione di popolarità grazie a Baby Sonic, con tanto di memini pucciosi ad accompagnare. Ah, internet. A questo punto il film di Sonic rischia di diventare un vero successo e se non altro ha creato un precedente incredibile. Presto sapremo se i cambi di rotta della Paramount Pictures si riveleranno delle mosse vincenti, ma sono sicuro che negli anni a venire questo di Sonic diventerà un case study su come gestire la promozione cinematografica nell'era dei social network. Io sono il Poro Michele, mi raccomando lasciate un like per Baby Sonic e vi aspetto nei commenti con la domanda che tutti dovrebbero porsi. Riuscite a immaginarvi la versione baby del primo Sonic? Ciao!